Ciao ragazzi, è appena conclusa la conferenza stampa di presentazione di Igor Tudor e quindi faccio una reazione, un video reazione veloce alle dichiarazioni di Tudor. Devo dire che mi aspettavo di più, mi aspettavo una conferenza stampa un po' diversa, un Tudor un po' più carico e magari qualche dettaglio in più. Ecco, con Sarri le cose che mi piacevano molto era che parlava di calcio. Magari anche troppo di tattica per alcuni, ma parlava di calcio e avevi un'idea chiara di che Lazio avresti visto, che almeno Lazio aveva lui in testa. Tudor è stato molto, molto vago. E non so perché è stato vago, gli è stato chiesto più volte, quindi la Lazio cambierà, passerà alla difesa 3, al 3-4-2-1, eccetera. Lui non ha risposto. Ha detto queste cose rimangono nello spogliatoio, come se fossero dei segreti da condividere, da tenere dentro al gruppo. Ma insomma, sabato prossimo lo vedremo come giocherà la Lazio. E quindi non capisco, anche perché, e ve l'ho già detto nei video precedenti, finora in allenamento da sempre, da subito, ho provato il 3-4-2-1. Mi sembra difficile pensare che settimana prossima tornerà a 4-3-3, tanto per fare un paragone. Molti dicono che c'è stato rigetto del calcio di Sarri da parte del gruppo e tu continui col calcio di Sarri. Mi sembrerebbe una follia. Uno dei motivi per cui si è scelto Igor Tudor è quello di rottura evidente col passato, cambiare radicalmente tutto. Tudor ha lasciato questo dubbio e quindi ci sono rimasto un po' male, devo essere onesto, anche perché gli hanno chiesto che tipo di calcio vedremo, che Lazio vedremo, e anche lì è stato molto vago. Alla fine ha detto: per noi è importante, alla fine il risultato è importante, quindi io voglio vincere. Voglio vincere, e se dovessi vincere col catenaccio va bene lo stesso, è comunque la soluzione. Ha detto che però il calcio ormai è molto dinamico, molto offensivo, eccetera. Però non ha detto la mia squadra deve giocare, che ne so, un calcio veloce, dinamico, offensivo, e quindi sono rimasto un po' perplesso. Invece ero abbastanza convinto che le domande sui singoli le avrebbe sviate come ha fatto. Gli è stato chiesto di Camadà, lui ha parlato praticamente zero di Luis Alberto, ha detto sostanzialmente che i grandi giocatori possono giocare in qualsiasi ruolo. Gli è stato chiesto di Romagnoli come si adatterà con la difesa 3 e ha detto praticamente la stessa cosa, che i difensori forti possono giocare a 3, 4, a 5, a quello che gli pare, che in realtà non è così, perché io ho delle caratteristiche e quelle caratteristiche possono essere esaltate da un modulo o dall'altro. È evidente che Diego Armando Maradona nel 4-3-3 avrebbe fatto fatica, non avrebbe giocato il suo calcio. Maradona è un trequartista, una seconda punta se volete, e quindi dire che i grandi campioni possono giocare in tutti i ruoli? No, perché tu devi costruire una squadra intorno a quel giocatore per farlo rendere. Ecco, mi aspettavo un po' di più. E anche quando gli è stato chiesto se lui è arrivato qui per dare il bastone, diciamo, ai giocatori, lui ha parlato di un ottimo gruppo, di un gruppo che si allena benissimo, grande disciplina, grande serietà, però i numeri ci dicono, i risultati ci dicono l'opposto, no? Sarà stato un grande gruppo in allenamento, però poi se perdi contro la Salernitana, Lecce, Genova, qualcosa ci sarà. Non può essere che il gruppo si allena bene e poi la domenica fa schifo, no? Niente, mi aspettavo un po' di più. Certo, non pensavo che dicesse Immobile è uno scarsone e lo mettiamo in tribuna, perché ha parlato anche di Immobile, ha detto che ha fatto la storia della Lazio, un grande giocatore, eccetera, eccetera. Però mi aspettavo forse un po' più di schiettezza. Dopo quello che abbiamo avuto con Sarri, che è stato sempre molto schietto, mi quasi ero abituato a un allenatore che dice quello che pensa anziché sia molto diplomatico. Ecco, non mi aspettavo Tudor molto diplomatico. Mi aspettavo un Tudor che iniziasse già a mandare messaggi ai giocatori, alla piazza, e invece non è stato così. Detto questo, questa conferenza stampa fa zero, nel senso che poteva anche di fare una conferenza stampa bellissima, però
quello che conta è sempre il campo e il risultato in campionato. Per cui vedremo come andrà la Lazio di Tudor. Ci ha lasciato un po' col dubbio, anche se io credo che anche contro la Juventus, la prima partita dell'era Tudor, non vedremo il 4-3, ma vedremo un 3-4-2-1. Poi, attenzione, magari ci saranno degli adattamenti. Non sarà proprio il gioco classico di Tudor, ma secondo me sarà quello che vedremo. Ecco, Tudor ha detto una cosa interessante in questa conferenza stampa, ovvero che lui deve cercare di portare le sue idee, ma dare tempo alla squadra di adattarsi a questo cambiamento. Per questo credo che vedremo una difesa a 3, perché credo sia l'idea di gioco di Tudor, ma magari vedremo meno marcatura uomo rispetto all'idea di Tudor nelle prime partite, e poi le cose cambieranno andando avanti. Questa in sintesi la conferenza stampa di presentazione di Tudor. Ripeto, speravo qualcosa di più interessante, non è stato così. Non ha parlato, ripeto un esempio, la conferenza stampa di presentazione di Sarri, è stato chiesto di Luis Alberto e lui ha detto che non lo vedeva né play né trequartista. Ecco, Tudor non si è sbilanciato su nessun calciatore. Ecco, volevo qualcosa di diverso, però ripeto, è solo la conferenza stampa di presentazione. Fra 2 mesi non ce la ricorderemo nemmeno e ci ricorderemo tutti però il risultato del campo. È quello alla fine che conta. Oggi Tudor si presenta, ma la sua presentazione ufficiale sarà Lazio-Juventus di campionato. Questo ovviamente è il mio giudizio, qual è il tuo? Scrivimi qua sotto e noi ci rivediamo domani con un altro video. Grazie.